Cari amici sportivi di Telefreccia Rossa, buonasera e bentornati sulle frequenze di questa splendida rete per assistere alla nuova emozionante partita della belligeranza della Falange Acuta. Ci troviamo in quella di Marcon e abbiamo qui con noi per la trasmissione sportiva di questa sera il nostro inviato sul campo, il dottor Eusebio Milazzo, il famoso ex calciatore argentino Paolo Roberto Gadascia. Buonasera, buonasera a tutti. E il nostro collaboratore Paolo Ascelli, che ci darà una mano in studio per commentare dal punto di vista socio-psicologico la partita. Possiamo... Sì, beh, Paolo, due minuti, arriviamo in campo, non ti preoccupare. Bene, iniziamo intanto col chiedere all'egregio signor Ganascia che cosa, come vede i giocatori di questa sera, tenendo conto del fatto appunto che la squadra si è duramente allenata per affrontare la partita di quest'oggi. Ma guardi, secondo me la partita non è semplice, visto che comunque affrontiamo una squadra sì che ha perso l'altra volta, però ha dimostrato di avere una difesa molto solida, infatti ha perso solo 3-2 e i nostri sono forti del risultato precedente, vogliono assolutamente mantenere la vetta della classifica, perciò la vedo molto combattuta la partita. Attendi un attimo, ho in linea Paolo Albertini. Sì, ciao Paolo, ciao, come stai? Sì, tutto bene, dai, tutto bene, sì, bene. Devo nel frattempo notare. Devo lasciare perché comunque ho qui un'intervista con Radio Beirut e perciò ti saluto. Devo anche notare, signor Ganascia, di come il suo italiano si sia perfezionato a livelli indicibili. Indicibili. Si sa, l'Italia mi ha dato tanto, perciò cerco di ripagarla in qualche modo. Bene, ma ha un otite oppure ha una cimice nell'orecchio? No, solo il microfonino. Okay. Bene. Caro collaboratore Paolo, ecco che si mette la penna USB nell'orecchio. Ti passo il testimone. Bene, cari amici sportivi. Ciao. Cari amici sportivi, ci rivediamo tra pochi secondi con l'annunciazione delle nostre formazioni, delle squadre che giocheranno questa sera. Eccoci qui, intanto iniziano ad uscire i primi giocatori dallo spogliatoio. Abbiamo questa sera naturalmente come giocatore della belligeranza della Falange Acuta Marcus il Teutonico e Flori il Balcanico, i due stranieri d'eccezione che questa sera ricopriranno i ruoli più importanti. L'intervista al vivo dei campi. L'intervista dell'alcolista anonimo Eusebio Milazzo che ci apporterà dal campo con i suoi arguti commenti tecnici. Come la vediamo questa partita? Come la portate? Ma nel migliore dei modi No, gli albanesi non concedono l'intervista. Dottore, le piacciono la nostra maglietta o no? Sì, noto che la nuova maglietta della belligeranza è molto, molto carina. Volevo sapere da lei intanto un commento a caldo, come si sente stasera? Bene, entusiasmato, emozionato, anche perché insomma la prima è andata bene, adesso vediamo. È atleticamente pronto per affrontare la prova dura stasera. Ho fatto del buon lavoro, insomma, speriamo, poi vediamo, insomma, bene? Benissimo. Mi oscuri la visualità. La lasciamo ai suoi pensieri. Grazie, le presento gli altri, il nostro portiere. Ecco, intanto è sopraggiunto il
il portiere Barone De Negro. Buonasera. Splendida tenuta anche questa sera, come al solito, ricolmo di stile il suo bellissimo modo di vestire. Certamente. Come si sente questa sera per la partita? Niente, io sono in ottima forma, ho fatto una preparazione mondiale questa settimana, sono veramente onorato di poter indossare i colori del Veneto. Ciao Federico, sono Pablo, come stai? Sì, bene Pablo, bene, tutto a posto, finalmente di nuovo sui campi, anche tu giochi questa sera? No, questa sera sai, sono ancora un po' a riposo, ecco, probabilmente la prossima partita rientrerò. Comunico alla regia che appunto sto parlando via Messenger con il mio amico Juan Pablo Ganascia, militavamo nella stessa squadra qualche anno fa. Infatti ha cambiato nome in Paolo Roberto Ganascia, ma non importa. Ha cambiato il nome d'arte a Paolo Roberto Ganascia ora. Io lo conoscevo come Juan Pablo Ganascia. Purtroppo Juan Pablo Ganascia, i tempi che furono, si fece esplodere. Crack, chiamate l'ambulanza. Schivando Glorian Fema o Glorian Pema o Glorian Pregnant o Glorian Crema, insomma, o poi Flori il Balcanico. Intanto sopraggiunto anche con noi il mister allenatore della belligeranza della Falange Acuta, il signor Jimmy il Fenomeno. Buonasera. Grazie mille, grazie. Buonasera. Come ha allenato i nostri giocatori per la prova sportiva di oggi? I giocatori sembrano in forma, però bisognerebbe vedere la partita. Spero tanto sul nostro portiere, anche il nostro attaccante è un po' tedesco, però va bene lo stesso. E ricordiamo che il nostro mister è il fratello segreto di Gnefer, altrimenti detto Fox Mulder, amico intimo del collaboratore Paolo Ascelli. La squadra dal punto di vista di provenienza è un po' poliedrica, diciamo un po' polietrica, anche poliomelitica. Bene, grandi commenti, delle perle di sicurezza. Questa sera ha messo una squadra davvero offensiva in campo, noto. Abbiamo due centrocampisti molto offensivi, un portiere. Ecco, ma quindi io, caro signor Ganascia, sì, direi che sarebbe opportuno ricordare la formazione. Ci chiamano dei campi. Sarebbe opportuno, mentre ci avviciniamo al campo di giuoco, ricordare agli amici che ci seguono da casa sulle frequenze di Tele Freccia Rossa la formazione della nostra squadra. Sì, abbiamo in porta Federico Bortolotto, detto Barone De Negro. Poi abbiamo in difesa il Florian Pema, detto Pema il Balcanico. Bene. Abbiamo Marco il Teutonico. Marcus il Teutonico. Poi abbiamo l'immancabile Panda Bestia. Panda Bestia. No, ma in panchina questa sera. Ah, non gioca. Non gioca. Bene. È stato squalificato per il comportamento poco corretto. Bene, mentre vediamo. Come si chiama lui? Come ti chiami? Oh, mettimi un nickname. Ti metto un nickname. Abbiamo un nickname. Nickname. Tra l'ilarità generale e il desgarbugliamento dei muscoli retrattili di Florian Frame. Ghignozzi in difesa. Ho fatto cambiamento. Ho messo trequartista. Si può vedere che la Ghignozzi. Yes! Allora qua abbiamo documenti qua. Mino. Ce l'hai il documento? Tutta faccia che ho visto. Perché si è detto che mi batte. Sì, per perché se colpa mia si crea sta bolla. Ma che dito? Io se il collaboratore Paolo è d'accordo, rinvio il presidente, per favore. Allora, prego. Yeah. Ecco, questo è il presidente della società, buonasera. No, è il presidente della squadra. È il presidente della squadra, lei è il mister. Sì, con lui abbiamo fatto ecco, avete preso degli accordi riguardo al calcio mercato per la prossima stagione? Allora, prima dobbiamo fare qualche. Dobbiamo vedere la squadra, però mi sembra che sia abbastanza il nostro portiere qua. Come dice un famoso detto, squadra che vince non si cambia. Bravissimo, che vince. Delle leggere modifiche, ma abbiamo il grosso è già stato fatto. Bene. Bravissimo. Bene, intanto mi dicono dalla regia che saranno disponibili intanto, scusami caro Ganascia, dei collegamenti successivi durante la partita con Bruno Pizzul e Michi Rurchi.
intanto prego, prego, la linea lei, grazie. Appunto, dicevo che è sopraggiunto il panda bestia, ma è venuto a sostenere la sua squadra dalla panchina. Però, vestito con giacca de chiodo. È pura pelle. È un vero puledro appena ammazzato. No, però è il mio braccio è ancora vivo in pelle. Bene, cari amici teleascoltatori, restate con noi.